Buonasera, sono Vito Mundo, studente dell'Istituto Tecnico Alessandro Volta di Bitonto, classe quinta B elettrotecnica. Questo è il progetto Il Volta Oggi, un progetto per l'istituto. Oggi intervistiamo De Damiani Francesco, diplomato in perito industriale presso il nostro istituto qualche anno fa. Incominciamo con l'intervista. Ciao. Nome? De Damiani Francesco. Dove ti sei diplomato? Presso l'ITIS Alessandro Volta di Bitonto. Specializzazione? In carta. In che anno? Nell'anno scolastico 2008-2009. Sei iscritto all'università? Sì. Che facoltà? Ingegneria meccanica. Rispetto agli altri studenti del tuo corso di laurea provenienti da altre scuole, hai incontrato le loro stesse difficoltà? Inizialmente ho incontrato qualche difficoltà, diciamo, è stato un po' difficile l'approccio iniziale all'università, però poi man mano che passava il tempo ho iniziato a riprendermi e quindi a stare al passo con gli altri. Ovviamente tutti incontrano delle difficoltà quando vanno all'università, tuttavia diciamo, li ho incontrati meno quando ho iniziato ad affrontare le materie tecniche soprattutto. Ma rispetto agli altri studenti di altre scuole, come sono stati gli approcci con le altre materie che hai avuto? È stato abbastanza positivo, data la base che ho avuto presso l'ITIS. Hai superato già qualche esame? Sì. Quanti? 2 su 12. Oggi stai affrontando gli studi universitari. Che giudizio daresti alla preparazione che ti ha offerto l'ITIS Alessandro Volta, la scuola dove sei diplomato? Sicuramente molto buono, infatti come ho detto è stata la base per poter affrontare tutti gli esami universitari, in particolar modo per quanto riguarda le materie tecniche. In questo periodo hai ricevuto proposte lavorative? Sì, ho ricevuto una proposta lavorativa da parte di un'azienda informatica. Tuttavia non ho potuto accettare perché per gli impegni universitari. Ok, ti ringrazio, è stato molto gentile, tutto quello per il futuro. Grazie. E da Il Volta Oggi, il progetto per l'istituto è tutto, a voi la linea.